ambientale e dunque il nostro punto di riferimento perché ci illustri quello in cui non sbagliate mai. E alla mia destra la Commissione Ecoreati con il vicepresidente Luca Briziarelli, che in realtà ha dato il titolo all'evento, perché non mi prendo meriti che non ho, perché da rischio a opportunità lo ha suggerito lui. Per cui, dato che siamo due colleghi giornalisti che si sono ritrovati in altri palazzi a fare un altro lavoro, non voglio rubare a un collega un titolo. E poi ringrazio l'onorevole Gianfranco Rotondi, che ci ha fatto l'onore di venire ad ascoltarci, e la senatrice Gallone, e poi tutti gli altri che saranno collegati, e tutti gli altri che sono qui presenti questa sera, il generale Sergio Pascali, i nostri associati, non vi sto a nominare tutti perché ovviamente c'è chi è venuto da Milano e mi ha detto che ha faticato un lungo viaggio tra la nebbia per venire qua, però non posso nominare tutti. A questo punto passiamo al tema di questa sera e velocemente lascio la parola al senatore Briziarelli della tutela dell'ambiente. È positivo, noi non vediamo le norme con paura, le vediamo soltanto come coloro che devono apprendere e dunque capire un percorso da fare in modo giusto, perché come ha detto il Presidente, se tu hai un indirizzo corretto e la 231, cui il Presidente ha concluso, è uno di quegli elementi fondamentali di questo percorso, tanto che io, anche le nostre piccole associate, nuove associate, aiutiamo a fare questo percorso ove non ci fosse, con la nostra società anche di servizi, per esempio, per spingerli con costi bassissimi, se non zero, dove è possibile, ad adeguarsi ed affiancare le istituzioni per percorrere una strada che sia dritta, come doveva essere la 1 quando l'hanno pensata. Ecco, dovremmo immaginare di fare un qualcosa che sia solo di informazione, di formazione. Dunque, la legge 68 compie 5 anni, questi 5 anni sono diventati un'opportunità e non è più un rischio. Però ancora c'è della strada da percorrere, una strada che ci potrebbe portare a vedere quali sono magari anche delle ingenuità fatte 5 anni fa che oggi possono essere ricorrette, perché no? Abbiamo qui da una parte chi la deve far rispettare e la vuole insegnare al cittadino, dall'altra parte chi fa parte del legislatore, dunque che compone anche un cambiamento e che potrebbe essere una proposta nuova. E proprio a lui lascerei la parola, perché con la Commissione Ecoreati vigilano, ma come Parlamento ovviamente possono anche proporre, e dunque facendo parte oggi di questa importante struttura, chiedo al senatore Briziarelli, in questo caso al vicepresidente Briziarelli, di raccontarci come siamo oggi, in che posizione si può ritenere il nostro Paese, e non so cosa ci ha preparato perché è un oratore provetto, che ci illustri un po' i 5 anni, come li possiamo davvero festeggiare, cosa possiamo immaginarci per il prossimo quinquennio. Allora, facciamo cambio per la mascherina. Io ringrazio Lucia, ringrazio tutti i presenti, anche tutte le persone che ci seguono, e credo che non tanto nel titolo solamente quanto nel luogo ci sia già il senso dell'evento, perché a distanza di 5 anni dall'entrata in vigore della 68 sia in Confindustria che si affronti un tema come quello dei rischi e delle opportunità rappresentati dalla gestione del rifiuto sia già un successo, un traguardo importante, perché quando poi in realtà la legge entrò in vigore, è inutile nascondercelo, c'erano forti preoccupazioni, soprattutto da parte del sistema produttivo del Paese. Questo non possiamo nascondercelo. Se da un lato si guardava a un traguardo che allo stesso tempo diventava un punto di partenza, dall'altro si guardava con preoccupazione a qualcosa che potesse essere un peso, e invece per fortuna tale non si è rivelato. Questo credo sia la prima premessa da fare, e che sia oramai patrimonio comune quello che magari prima solo alcuni vedevano come un valore da tutelare, sia un successo del sistema Paese. Quindi questa è una premessa da fare. Dopodiché ce n'è un'altra che si porta dietro tutto il resto.
Ovvio che il reato ambientale è di fatto un mezzo, uno strumento per conseguire un fine che è di fatto un'utilità economica, e questo si porta dietro rispetto a tantissimi altri settori e a tantissime altre situazioni delle peculiarità. Allora, se noi oggi vogliamo porci di fronte alla legge in maniera oggettiva, valutando quanto di buono sia avvenuto e quanto ancora ci sia da migliorare, non dobbiamo perdere di vista questo punto. E allora, se nel diciamo così, perseguire un utile si guarda anche senza scrupoli la situazione che si può venire a creare come opportunità nella gestione dei rifiuti, lo si fa per risparmiare o per guadagnare senza curarsi dell'ambiente e della salute, valutando un altro aspetto che è da ritenersi centrale, che è quello del tempo. E non sempre, qui entriamo in una prima criticità, il tempo necessario a rendersi conto di un reato ambientale e a valutarne anche la portata e le conseguenze va di pari passo con i tempi del mercato e con i tempi della giustizia. E allora, volendo fare un bilancio anche come Parlamento, nell'attuale legislatura si è fatto un passo avanti rispetto alla commissione d'inchiesta sugli ecoreati. Voi sapete che è una commissione che di fatto va avanti da diverse legislature. Questo da un lato sta a significare che c'è una sensibilità che perdura nel nostro paese, ma anche che ci sono dei problemi che perdurano nel nostro paese. Però la legge istitutiva non è mai stata la stessa. Nell'attuale legislatura si è aggiunta fra le funzioni e gli obiettivi che la commissione deve perseguire proprio quello di valutare fare una sorta di tagliando alla 68, è quello che stiamo facendo. Quindi in questo affrontare il tema e confrontarsi con la commissione bicamerale con i reati non significa semplicemente andare a vedere quelli che per la parte ovviamente del Parlamento inseguono reati e vanno a fare magari le pulci in giro per il territorio. Significa confrontarsi con dei soggetti ai quali il Parlamento ha affidato il compito di valutare e proporre dei miglioramenti. È quello che stiamo facendo, con una consapevolezza. Se da un lato è fondamentale lavorare a reprimere gli illeciti e determinati comportamenti, ma meglio di me sicuramente potrà parlare di questo il comandante Ferla, dall'altro serve ovviamente prevenire, perché nell'incertezza, nelle maglie troppo larghe o nella opacità o nei tempi troppo lunghi che si possono creare delle scorciatoie che possono creare un problema. Quindi quello che sta facendo la Commissione Ecoreati da un lato è andare a vedere quali migliorie possano essere introdotte in tutte le audizioni, anche in qualche confronto che abbiamo avuto l'occasione di svolgere informalmente, si può dire ora a distanza di tempo che nei tantissimi anelli che passano dalla produzione di quello che è il rifiuto al suo smaltimento o alla sua riconversione in ottica circolare, per esempio la difficoltà qualche volta di poter stabilire delle associazioni nei fatti al di là di quello che prevede attualmente la legge limita l'azione delle forze dell'ordine, e in questo c'è già un tentativo anche da parte del governo, ma immagino che ne parlerà il ministro Costa, di superare certi limiti che la legislazione prevede. Tuttavia, oltre a dare degli strumenti in più, a prevedere magari delle sanzioni ulteriori, perché non può essere solo inasprimento la repressione dei reati, serve lavorare dall'altra parte per, dicevo, la prevenzione. Primo punto, tutti dal primo all'ultimo ci hanno detto che bisogna semplificare, perché se le procedure sono semplici, se ci sono alternative anche sul piano dell'impiantistica e la possibilità di dare risposte concrete, allora quegli imprenditori malintenzionati, quegli imprenditori che magari guardano anche alle scorciatoie, perché parliamoci chiaro, se ti offre qualcuno un servizio alla metà o meno del prezzo di mercato, tu non puoi non sapere che ti stai rivolgendo a qualcuno che di fatto magari
in un certo numero di passaggi in un'altra parte d'Italia o in un'altra parte del mondo risponderà in maniera non corretta a quelle esigenze. Allora dicevo, se si riuscisse a fornire delle risposte concrete, si eviterebbe a monte la possibilità, l'opportunità e il vantaggio di poter trovare una scorciatoia. E è qui che possono essere utili le risorse del Recovery Fund. Molte regioni hanno inserito fra i progetti che stanno confluendo a Roma sul tavolo della Presidenza del Consiglio dei Ministri anche il potenziamento della rete infrastrutturale e impiantistica del Paese. È inutile nasconderci dietro al fatto che noi abbiamo di fatto numerose regioni d'Italia che raccolgono anche più del 25% dei cittadini che hanno un deficit impiantistico fortissimo. E allora si potrebbe dire, perché la Commissione Coreati si interroga sul sistema impiantistico? Perché è chiaro che è in assenza di un sistema impiantistico che a quel punto crescono i roghi magari capannoni riempiti di rifiuti, abbiamo 200.000 tir che dal sud procedono verso il nord che ha maggior dotazione impiantistica o addirittura proseguono all'estero. È in questo contesto che c'è ad esempio in corso un'inchiesta che parla di rifiuti che dalla Campania se ne vanno in Tunisia. In questo contesto dotare l'Italia di un sistema impiantistico di livello permette in primo luogo di evitare questo problema. Un caso emblematico è quello della Sicilia, è quello che si sta verificando ad esempio a Palermo con i ritardi di realizzazione della settima vasca a Bello Lampo. Abbiamo visto fisicamente sommersa Palermo di rifiuti con le macchine ricoperte, montagne intere di rifiuti. Chiaramente che la dotazione impiantistica sia inadeguata, e non me ne voglia il ministro Costa, c'è una stima reciproca, ma non è che lo risolvi semplicemente dotando la Sicilia di TMB, servono ben altri impianti. È impensabile che la Sicilia non abbia un impianto di termovalorizzazione, non abbia degli impianti di trattamento degni di questo nome. Allora è chiaro che se non si fa uno sforzo in quella direzione, è chiaro che si moltiplicano le inchieste, le operazioni brillantemente condotte dal NOE e ci troviamo un giorno sì e l'altro anche sequestri di scariche, indagini su traffici illeciti, eccetera. Quindi io batto molto su questo punto l'utilizzo dei fondi del Recovery Plan per la rotazione impiantistica, perché è un punto centrale e nodale. E anche un punto, così come l'intera ricerca di passaggio alla green economy e un'economia circolare, in cui l'impresa, quella buona e quella valida, può trovare occasioni di investimento. Sia dove gli impianti non ci sono, magari provenendo da regioni dove invece ci sono, sia in generale facendo delle scelte nuove. Ma anche in questo caso è l'altro pilastro oltre all'impiantistica, perché vanno di pari passo. Noi abbiamo avuto il recepimento del pacchetto di economia circolare recentemente, che però lascia la necessità di tutti i decreti attuativi, di tutti i passaggi successivi. È chiaro che fin tanto che noi portiamo magari ad esempio alcune eccellenze, ma non diamo la possibilità di avere normativamente la possibilità di trattare la materia e avviarla a una nuova vita, quindi da questo punto di vista non si dà l'opportunità agli imprenditori, si hanno ulteriori ritardi. Allora, utilizzo dei fondi per l'impiantistica, sblocco dei decreti attuativi e maggior celerità anche al Ministero dell'Ambiente per permettere a tanti imprenditori che hanno magari buone idee anche sul piano imprenditoriale di poterle mettere in pratica. Questi due atteggiamenti, quindi repressione non solo in termini di inasprimento della pena, ma di possibilità di sequestri ulteriori rispetto a quelli che ci sono, possibilità di stabilire dei nessi e delle associazioni fra i vari soggetti, potrebbero permettere alle procure e ovviamente alle forze dell'ordine di agire meglio, ma dall'altro forte semplificazione, che non significa deregulation, e possibilità di investire in un mondo che può essere veramente un'occasione per mandare a braccetto
ambiente e sviluppo senza semplicemente considerarli un'antitesi ma un binomio vincente. Ora non so, poi immagino ci sarà un altro giro per poter entrare eventualmente nel concreto, quindi mi fermo qua e ringrazio ancora per l'opportunità e la sensibilità che Cisambiente, Confindustria e il Presidente Lucia in particolare mostrano sempre. Grazie. Grazie Luca, approfitto per del passaggio di parola per ringraziare il generale Giuseppe Vadalà e il maggiore Papotto che sono sempre con noi, nel senso che spessissimo abbiamo avuto modo di confrontarci con l'alto commissario per le bonifiche delle discariche abusive e recentemente abbiamo anche seguito una loro operatività nella provincia di Foggia e siamo molto orgogliosi di partecipare quando possiamo ai lavori di bonifica del nostro bellissimo territorio. E dunque procedo lasciando la parola a questo punto al comandante, al generale Maurizio Ferla, che tra l'altro ci regalerà anche nei prossimi mesi la formazione come Confindustria e saremo orgogliosi e attenti scolari di questa formazione. Di antica memoria, sì. E ringrazio Luca per aver suggerito poi di poter fare un giro più veloce, magari anche dopo aver sentito, oltre al generale, l'onorevole Orlando e il ministro Costa, così possiamo arricchire il dibattito. A questo punto la parola al generale. Io la ringrazio, ringrazio il Presidente, ringrazio lei per aver dato questa opportunità al Comando Carabinieri per la tutela ambientale, le autorità presenti in questa sala e tutti gli imprenditori che avranno la pazienza di ascoltarmi. Io cercherò di essere breve, di essere sintetico, in realtà questo è un argomento che ha talmente tante sfaccettature, talmente tanti risvolti che non assumono il carattere di dettaglio, ma sono cose obiettivamente condizionanti anche alla vita del paese, perché noi parliamo della tutela ambientale, ma sullo sfondo della tutela ambientale c'è la vita intera delle nostre collettività. Ci sono conseguenze importanti per i territori, per il capitale naturale, per la salute. Però voglio partire chiaramente dalla legge che è, quindi noi siamo qui oggi per ricordare che poco più di 5 anni fa è stata varata la legge 68 nel 2015, una legge che cerca di mettere ordine da un lato a una selva di disposizioni che sono concentrate nel testo unico delle leggi ambientali, ma che in realtà risponde a tutta una serie di iniziative. Io quando parlo di questo ricordo che fu lungimirante l'Italia nell'86 a costituire il Ministero dell'Ambiente, fu ancora più lungimirante che con la stessa legge istitutiva del Ministero dell'Ambiente si istituiva il Nucleo Operativo Ecologico, all'epoca si chiamava così, una forza di carabinieri alle dipendenze funzionali del Ministro dell'Ambiente. E poi però ci siamo fermati nella produzione normativa di tutela ambientale. Abbiamo ridotto il problema della tutela ambientale a fatti che potevano essere di illecito amministrativo o a massimo di contravvenzioni di carattere penale. Ricordo a me stesso che non poteva esistere un'associazione per delinquere finalizzata all'inquinamento semplicemente perché l'inquinamento ambientale non era un delitto. E l'associazione per delinquere è quando 3 o più persone si associano al fine di commettere 1 o più delitti. Quindi questo, se non vado errato nella storia, io non ho fatto sempre il comandante della tutela ambientale, in 42 anni di servizio ho fatto tante cose, ma se non la memoria non mi inganna, l'Italia era anche sotto infrazione da parte dell'Unione Europea per non aver approntato uno strumento normativo di natura penale a tutela chiaramente dell'ambiente. Ed eravamo in fortissima, tra virgolette, infrazione, perché durava da molti anni. Quindi questa legge ci ha dato, certamente il primo giudizio che noi diamo come operatori, ci ha dato un grande strumento, uno strumento forte nelle mani degli inquirenti, intendendosi per dare l'autorità giudiziaria, intendendosi chiaramente la polizia giudiziaria specificatamente, poi
il comando tutela ambientale, che grazie a questa legge cambia anche un po' natura, perché noi eravamo un reparto specializzato dell'Arma dei Carabinieri, normalmente predisposto a costituire una struttura di vigilanza e di controllo per quelle attività che direttamente o indirettamente facevano capo al Ministero dell'Ambiente, e questa novella ci caratterizza sotto il profilo investigativo ancora di più, perché le fattispecie delittuose che vengono delineate dal nostro legislatore sono fattispecie che hanno delle pene diciamo elevate, delle pene edittali molto elevate, che ci impongono, oltre che ci suggeriscono, ma che ci impongono l'attivazione di indagini che diciamo si svolgono con metodi tradizionali dell'indagine giudiziaria, chiaramente versato però nel problema di cui noi siamo funzionalmente in questo caso preposti, cioè la tutela ambientale. Ricordo a me stesso che abbiamo adesso il 452 bis, che è l'inquinamento ambientale, il 452 quater, che è il disastro ambientale, che ci supera il problema del 434, ovvero sia del disastro innominato, no? Se ricordate, il processo Eternit veniva contestato in quel contesto il 434, cioè il disastro innominato che veniva adattato evidentemente alla bisogna, mentre con il 452 quater abbiamo una specifica figura pericolosa. Il traffico e l'abbandono di materiale ad alta radioattività, l'impedimento al controllo, varie circostanze aggravanti e la confisca dei beni. E questo percorso chiaramente si completa con il decreto legislativo, con la legge 21 del 2018, allorché l'allora 260 del testo unico della legge ambientale, il cosiddetto TUA, viene di fatto traslato nel codice penale e viene traslato con il numero 452 quaterdeges. Questo che praticamente radica la competenza giurisdizionale delle procure distrettuali antimafia. È una scoperta anche per l'apparato giudiziario, perché fino a quel momento, se andiamo a vedere le statistiche dell'applicazione del 262, era praticamente nullo. Dalla introduzione della fattispecie nel codice penale, noi abbiamo un crescendo di applicazioni in campo nazionale del delitto di attività organizzata per il traffico illecito di rifiuti, e immaginate, giusto per fare qualche per portare anche qualche dato tra virgolette statistico, i numeri, la statistica non dice mai molto, però ogni tanto i numeri ci aiutano a comprendere meglio le situazioni. Ecco, noi dal 2015 al 2019, perché ancora i dati del 2020 non sono stabilizzati a livello del Ministero della Giustizia, ecco, abbiamo avuto praticamente 1045 procedimenti per traffico illecito di rifiuti, detto così volgarmente, tecnicamente, meglio ancora, con 5600 persone denunciate alle procure della Repubblica. Di queste circa 2000 sono state denunciate dal Comando Tutela Ambientale, che non è una forza diciamo così sterminata, ma consta di tre gruppi che coordinano sul territorio 29 nuclei. Non abbiamo numeri, cioè, che vanno sull'ordine delle migliaia. Questo è il comando che poi, sotto anche la guida del mio esimio illustre predecessore, che saluto qui, il generale Pascal, e negli anni in cui io sto anche a questo incarico, nel complessivo ha sequestrato per favori beni che vanno ad 1.360 milioni di euro. Due sono le nostre tra virgolette priorità, al di là del fatto che il comando della tutela ambientale si versa, come i reparti speciali dell'arma funzionano, nelle attività intanto di analisi strategica, poi di analisi operativa sul territorio nazionale, e da lì discende una direttiva operativa che costituisce la priorità delle nostre articolazioni sul territorio. E certamente da ultimo abbiamo dato il massimo impulso alle attività
perché oggi la legge ci consente, a prescindere, ecco, con specifici riferimenti normativi sul testo unico legge antimafia, ovvero sia la possibilità di apprensione patrimoniale quando ci troviamo di fronte ai delitti di 416 e 452 quater decius, ovvero sia di associazione per delinquere finalizzata alle attività del traffico illecito di rifiuti. Questa è una norma che, per la verità, così come formulata, ha frustrato questa iniziativa. Quello che diceva prima il senatore, che l'esperienza investigativa dimostra, ovvero sia noi qui agiamo in un settore in cui le indagini partono da un sistema che è legale, perché chi raccoglie i rifiuti lo fa in virtù di un appalto, chi li conferisce, li trasferisce, va presso ditte che hanno la loro autorizzazione e così via. Però dalla ditta che raccoglie i rifiuti al capannone che noi troviamo costipati 2500 tonnellate di rifiuti, attenzione, in gran parte industriali, al 60% industriali, imballaggi, al 40% ecoballe, ecco, e ci sono 10 livelli. E per noi, come diceva giustamente il senatore, è possibile dimostrare un pactum sceleris che va da chi raccoglie i rifiuti in strada a chi poi, attraverso una serie di passaggi, di una decina di passaggi, tra cui spicca anche la figura di broker che fanno compravendita di rifiuti, e che chiaramente poi alla fine ci ritroviamo attraverso trasportatori non iscritti all'albo, stipati in qualche capannone affittato a una società fittizia o comunque, insomma, abbandonato e che nessuno guarda più. E di questi ne abbiamo sequestrati in 2 anni circa 73, per in tutto il nord Italia, arriveremo anche a questo tipo di esempio più plastico, per circa 350-370 mila tonnellate di rifiuti che erano stati immagazzinati malamente. Ecco. Abbiamo varie criticità però nell'applicazione di questa legge. La prima e la più evidente è che quella che in qualche modo ha frustrato l'iniziativa di alcune attività investigative, cioè un mal collocato avverbio nei delitti di inquinamento e di disastro ambientale, ovvero sia abusivamente, che ha richiesto evidentemente poi l'intervento della Corte di Cassazione, che con una sola sentenza poi ha chiarito che si tratta di un avverbio che deve essere inteso restrittivamente, cioè io ho un'autorizzazione e quindi non sono abusivo, no, se tu violi la tua autorizzazione sei abusivo lo stesso, insomma. Però questo ha comportato inizialmente varie difficoltà applicative anche sul territorio, e poi abbiamo qualche forse dimenticanza, come per esempio la mancata estensione al 452 ter, cioè morte e lesioni come conseguenza del delitto di inquinamento ambientale, però qualcuno, forse il legislatore all'epoca, dimenticò di aggiungersi anche il disastro ambientale. Sta di fatto che ubi ex solvit dixit, e il diritto è positivo, per cui c'è la possibilità di rispondere per morte e lesione a seguito di inquinamento, ma fino a questo momento non per disastro, e questo è un altro vulnus che dovrebbe essere in qualche modo colmato. Così come abbiamo anche la necessità, probabilmente a livello applicativo, di avere un riscontro ancora più di dettaglio chiarificatore, allorché si parla nelle fattispecie di compromissioni e deterioramenti significativi e misurabili. Non è facile neppure, né è facile definire che cosa è esattamente un ecosistema, perché su questo tipo di termine scientifico ci potrebbero anche essere, tra virgolette, vari modi di intendere un ecosistema. E ci sono altre cose che andrebbero riviste, ma che in definitiva non possiamo dire che non sia uno strumento indubbiamente valido, che non sia uno strumento che finalmente ha dato forza alle attività, forza anche alle associazioni, ai cittadini, non solo, diciamo così, all'apparato inquirente. C'è una necessità, evidentemente, di rivedere il quadro normativo, almeno questo è il nostro parere,
Perché si deve tenere conto, chiaramente, che qui stiamo parlando di un fenomeno globale, cioè i rifiuti non sono esclusivamente una problematica di livello nazionale. E un irrigidimento delle normative, mi riferisco per esempio a quanto è previsto nel decreto Terramia, che credo che sia ancora in discussione al Parlamento, dove vengono recepite tutte le indicazioni non solo da parte degli operatori di polizia e degli inquirenti, ma anche gli altri, dei professori di diritto penale, di esperti dell'ambiente. Perché se è vero che noi a livello europeo agiamo sulla base del principio che chi inquina paga, noi dobbiamo rendere questo principio plasticamente e realisticamente effettivo, nel senso che se io inquino e il ripristinare mi costa molto di più della sanzione amministrativa o della sanzione a cui vado incontro, non ripristino, mi faccio fare 10 volte 516 euro di sanzione amministrativa e tiro avanti così. E questo tiro avanti così è quello che noi abbiamo notato, specialmente in territori particolarmente problematici, come per esempio nel bacino idrografico del Sarno, dove, mentre che io sto parlando, mi giunge notizia che il NOE di Napoli sta procedendo al sequestro di un finto depuratore. Mi fermo? No, le spiego, devo dare entro le 6:30, il ministro deve per forza parlare perché ha un impegno, poi riprendiamo. No, ma interrompa in un momento, lei compro, però forza, perché ho promesso al ministro questo e non potevo mancare. Posso riprendere da dove mi sono fermato, non c'è problema. Come diceva Stallone, il suo nome era Pobau. No, non c'è problema. Perché si ricordava il punto esatto. Prego. Onorevole Orlando, non so se è in linea, se mi sente. Deve accendere il microfono, altrimenti non la sentiamo. Eccomi, grazie, ben arrivato. Le do la parola, chiedendole però, dato che il ministro Costa entro le 18:30, avevo promesso che l'avrei liberato, poi riprendiamo il giro dal generale, mi scuso, ho interrotto, ma avevo dato la parola al ministro per cui non potevo mancare. E adesso ascoltiamo dunque il suo intervento, poi magari lo riprendiamo dopo il generale, che appunto ho interrotto io. Grazie onorevole. Grazie a voi. E tra l'altro mi scusi, lei è importante qua oggi perché è stato doppiamente ministro e per questa legge doppiamente importante, perché sia dell'ambiente che della giustizia, per cui la ringrazio moltissimo di essere qui a festeggiare questo risultato del mondo ambientale. Sì, per me è una grandissima soddisfazione partecipare a questa discussione, e anche solo il titolo, diciamo, mi gratifica, perché devo dire che il giudizio di Confindustria al momento dell'approvazione di questa legge era molto diverso, diciamo, mi fermo qui, ecco. Indicato come uno degli elementi di un atteggiamento anti-imprenditoriale. E anche le parole di Brizzarelli mi danno una grande soddisfazione. Io ricordo, diciamo, quale fu il giudizio dell'opposizione al tempo di questa legge. Perché si temeva che in qualche modo, come dire, un'interpretazione eccessivamente libera delle procure potesse in qualche modo creare nuovi problemi per le imprese, ed era una preoccupazione, poi dirò due cose su questo, non del tutto infondata, perché l'ambito ambientale è un ambito nel quale, come dire, si è ravvisato più che in altri il tema della incertezza della giurisprudenza e della diversità interpretativa, e anche, diciamo, in alcuni casi anche di una certa creatività interpretativa, che ha prodotto sicuramente non prevedibilità e quindi problemi per le imprese.
5 anni ci dicono che le cose non sono andate come si temeva, o almeno come alcuni temevano, e 5 anni ci dicono anche che abbiamo allineato la nostra normativa, lo si diceva, a una normativa europea, quindi anche il ragionamento che spesso si faceva, per cui si sarebbero creati più ostacoli per le nostre imprese di quelli che si sarebbero venuti a ravvisare in altri paesi, mi pare, diciamo, sostanzialmente superati. Io devo dire la verità, lo dico con grande affetto e amicizia per il ministro Costa, avrei ritenuto più utile, diciamo così, intervenire prima che sul diritto sostanziale, nuovamente dopo 5 anni, su alcuni punti che ritengo ancora perfezionabili e che riguardano il sistema della prevenzione, dei controlli e della dimensione sovranazionale. Mi spiego, credo che sarebbe utile oggi dare pieno compimento alla riforma delle agenzie attraverso l'emanazione dei decreti attuativi, di tutti i decreti attuativi, perché come funzionano le agenzie è spesso un problema per le imprese, quindi credo che questo sia, diciamo, una delle questioni. Avrei dato grande risalto al tema della semplificazione, su questo sono d'accordo con quello che si diceva, penso che, diciamo, la difficoltà delle imprese a farsi carico di una giungla di carattere burocratico è ancora troppo grande nel nostro paese, questo è un elemento di differenza rispetto ad altri paesi europei, e ancora oggi credo che sia interessante e importante costruire le condizioni per una forma più stretta delle funzioni che progressivamente avrà la Procura europea, che attualmente ha solo funzioni di contrasto alle frodi contro l'Unione europea, mentre io credo che in prospettiva potrebbe avere, diciamo così, come spesso è avvenuto per le istituzioni europee, un'implementazione delle funzioni che porterebbe sicuramente a un potenziamento della capacità di contrasto, perché è vero quello che diceva il generale prima. In gran parte il fenomeno è un fenomeno ormai largamente sovranazionale, quindi io sono convinto che questi tre temi sono temi che noi dovremmo affrontare: agenzie, semplificazione e dimensione sovranazionale del contrasto al fenomeno. Soffermo su un punto che ritengo di grande importanza. Io credo che accanto a questi interventi oggi sarebbe molto importante, lo sarà se ci saranno le condizioni politiche per farlo, pensare piuttosto in questa fase a una politica industriale per l'economia circolare. L'ultima versione del recovery vede un passo in avanti, a mio avviso, in questa direzione, però questo passo in avanti rischia di essere, diciamo, insufficiente se non si unisce a questo passo in avanti anche una condizione, una clausola che credo dovremmo mettere nel piano del recovery, che riguarda la questione dell'impiantistica. Le incertezze e le emergenze che abbiamo registrato nel corso di questi anni sono in larga parte la conseguenza della mancata soluzione del tema dell'impiantista, perché si è spesso detto i forni no, però facciamo impianti di differenziazione piuttosto che i biodigestori, però poi quando si vanno a fare gli impianti di differenziazione i biodigestori trovi un comitato che dice no, piuttosto facciamo i forni. Adesso io credo che se si opta per l'economia circolare, la condizione per i contributi alle regioni deve essere quello dell'individuazione delle sedi dell'impiantistica, perché altrimenti noi saremo un punto e a capo, cioè ci troveremo in una condizione nella quale spendiamo, diciamo, la parola nella direzione dell'economia circolare, ma poi scopriamo che non la riusciamo a fare perché da tutte le parti il comitatismo impedisce questo intervento, che abbiamo ormai certificato, ce l'abbiamo diciamo chiaro tutti,
è una delle condizioni essenziali per poter arrivare a raggiungere gli obiettivi che vengono indicati da Parigi, perché il nostro paese non ce la farà soltanto passando dai fossili alle rinnovabili a raggiungere quegli obiettivi, se non c'è anche una potentissima un potentissimo potenziamento dell'economia circolare. Allora io penso che, lo dico avendo difeso e difendendo fino in fondo l'esigenza di quella legge, che era una legge repressiva, che noi dobbiamo passare in questa fase a una fase nella quale si lavora soprattutto sulle politiche industriali, sulla semplificazione e sul potenziamento della pianificazione come condizione anche per l'accesso ai fondi che saranno disponibili nei prossimi mesi. Io penso che ci siano le condizioni per far sì che questo passaggio dia al nostro paese, consolidi nel nostro paese un primato, perché noi dobbiamo dirlo, anche contro spesso, diciamo, le condizioni di partenza, il nostro paese è uno dei paesi che ha saputo investire di più e raggiungere gli obiettivi più importanti nell'economia circolare. Questo è, io credo, un'occasione per diventare il paese, diciamo, leader a livello europeo. Ce la possiamo fare se noi, io non sono, diciamo, uno che solitamente crede ciecamente nella virtù del mercato delle imprese, però devo dire con molta franchezza che in questo settore i traguardi raggiunti sono prevalentemente merito del mercato e delle imprese, perché diciamolo, spesso non è che le pianificazioni regionali e anche le scelte normative nazionali hanno sempre aiutato. Invece in questo caso io credo che ci sia stato, diciamo, un protagonismo molto importante che oggi può avere una spinta decisiva non solo dalle risorse che possono arrivare, ma soprattutto da, appunto, le precondizioni che ho posto. Sul piano sanzionatorio io lavoriamo, aggiustiamo, mettiamo a posto le cose che sono necessarie, però io penso che soprattutto noi abbiamo bisogno di avere più strumenti nell'ambito della prevenzione, quindi potenziando e semplificando e razionalizzando l'azione delle agenzie, anche chiarendo un po', diciamo così, le diverse competenze di tutti i soggetti che spesso si sovrappongono nei controlli, e contemporaneamente costruendo una condizione per cui, come dire, ciò che non si fa in Italia lo si riesce a fare delocalizzando il crimine, passatemi questo termine, cioè giocando sulla differenza normativa tra paesi dell'Unione Europea e paesi esterni all'Unione Europea, si possa andare in questa direzione. Onorevole Piantoni, se la disturbo, la interrompo, la disturbo, scusi, sì. Perché devo dare la parola al ministro, no, che ha questo problema. Grazie. Concluso, quindi grazie. Ah, grazie, no, pensavo che dovesse ancora aggiungere una cosa. Poi noi siamo, se lei rimane collegato, ci riprendiamo un giro. E adesso la parola al ministro Costa. Grazie, grazie direttrice, grazie a tutti, saluto veramente tutti e vi ringrazio di avermi invitato. Vi chiedo scusa se mi sono permesso di stressare la direttrice Leonizzi e chiedere la parola in introduzione, non per altro, ma perché ho altri impegni che potete immaginare nelle prossime minuti e quindi non riesco a incastrare. Ho ricevuto moltissimi stimoli da chi è intervenuto prima di me e mi fa molto piacere, mi spiego. Intanto ho apprezzato molto le parole del Presidente Rossetti quando dice che le aziende sane desiderano che venga fatta sempre chiarezza rispetto a quelle che invece magari camminano su strade meno sane. E anche è molto bella la sua dichiarazione in ordine ad adottare i modelli organizzativi della 231, che è uno degli elementi significativi e forse uno degli assi portanti di una organizzazione aziendale robusta e seria. Questo mi piace molto, così come gli interventi, sia consentitemi di dire, del collega Ferra, io sono ancora un generale dell'arma semplicemente in aspettativa governativa, e del senatore Brizzarelli, di Luca, che saluto, come di Andrea Orlando, che saluto caramente. Perché cosa emerge che è molto bello? Emerge una necessità di semplificare, emerge una necessità di investire, emerge anche una voglia di
definire un quadro. Allora, primo elemento, quello che dice il presidente Rosetti. Noi abbiamo un primo dovere, penso, come politica, quello di costruire assieme un percorso di formazione e di affiancamento tra ciò che la pubblica amministrazione in senso lato ritiene necessario per la tutela, la valorizzazione e dell'ambiente, ma principalmente dell'attività produttiva, e quelli che la fanno l'attività produttiva. Non si è l'uno contro l'altro, ma si è insieme a camminare su percorsi che servono al bene collettivo, non è retorica. Perché lo dico in questi termini? Perché, voi lo saprete sicuramente, io ho firmato già un atto del Ministro appunto dell'Ambiente con ISPRA e tutto il sistema nazionale agenziale che ha una durata sperimentale di 3 anni, per aumentare questo affiancamento. Cioè il servizio ispettivo nodale non è il servizio di polizia, ma il servizio di affiancamento di tutto l'SNPA, affianca il mondo produttivo per crescere assieme. Non ha lo spirito repressivo, ma ha lo spirito costruttivo, che è ben altra cosa. E questo è già stato firmato e sta già funzionando e dura 3 anni. In particolare si riverbera su quale tipologia produttiva. Voi, parlo a tecnici ben più esperti di me, immagino che tutti sappiamo quanto è necessario affiancare in particolare quel mondo produttivo che cammina nell'ambito della norma sulle procedure semplificate, che ha bisogno di essere ancora più assistita e che è la stragrande maggioranza, tra l'altro, delle aziende disseminate sul territorio. Ma non è solo lui, penso a tutti i veicoli fuori uso, a tutti i RAE, eccetera. E questo sta crescendo, cioè percentuali di affiancamento e di formazione e costruzione di un percorso sono belle percentuali, e questo direi che è il percorso da seguire. Perché? Perché così si costruisce qualche cosa. Non si è sempre con l'idea dei manettari di turno, che non ci appartiene. Questa è prevenzione, Luca Brizzarelli ben diceva prima, questa è prevenzione. Poi c'è tutto il tema che sia il senatore Brizzarelli sia l'onorevole Orlando hanno detto: la semplificazione delle procedure. Bene, adesso abbiamo un'occasione storica, abbiamo già in parte provveduto a semplificare, ma non è ancora sufficiente, perché è chiaro che quando abbiamo provveduto ormai si poteva immaginare che ci piombava addosso il Covid e che avevamo però un PNRR che in 6 anni ci impone determinate spese, salvo perdere poi le risorse. E quindi siamo obbligati, ma lo dico serenamente, cioè siamo contenti di essere così obbligati, a semplificare ulteriormente il sistema. Lo vogliamo fare, guarda caso, proprio col mondo produttivo. Io mi sento spesso con la vicepresidente di Confindustria, la Pio Resana. Perché? Perché è il momento di camminare insieme su questo. La semplificazione è una semplificazione che non è semplicismo, è un'altra cosa il semplicismo. Questo lo stiamo costruendo assieme, perché nel recovery plan, se vedete la bozza definita dal Consiglio dei Ministri qualche giorno fa, è una bozza che prevede delle riforme. Tra le altre cose ci sono anche queste riforme. Così come il Piano Nazionale dei Rifiuti, che oggi è legge, ci stiamo lavorando per dare organicità, perché là dentro c'è tutto il sistema dell'impiantistica, che poi peraltro, voi avete notato, nel PNRR è segnato. Cioè segnata una cifra anche molto consistente destinata all'ammodernamento, alla costruzione dell'impiantistica. Ma in quale modo? Condivisa con chi? Secondo il principio di prossimità, con gli enti territoriali. Non si può fare diversamente, in un modo però chiaro e trasparente. Qual è il modo chiaro e trasparente, secondo me? Quello di magnificare, per esempio, gli osservatori ambientali, perché avvicinano e riducono il gap che ci sta tra chi non lo vuole nel proprio giardino un impianto e chi dice: ma guarda che l'impianto non ti determina problemi. L'osservatorio ambientale forse è la cerniera tra questi due momenti. Vedete quante cose si incominciano finalmente a vedere, come la strategia nazionale dell'economia circolare, figlia della strategia europea sull'economia circolare, che serve tra l'altro proprio ad agganciare quel pezzo, quei 4
4,5 miliardi di euro che sono previsti nell'ambito del PNRR sull'economia circolare. Sono tantissime risorse, in 6 anni vanno spese, non vanno solamente impegnate. Abbiamo bisogno di semplificare, ma abbiamo anche bisogno di disegnare un perimetro sull'economia completamente diverso. Accetto con piacere l'invito di Andrea Orlando, e nel PNR c'è quello di fare i LEPTA, cioè i livelli di assistenza ambientale e di presenza ambientale dell'SNPA sono previsti. Guardate, non li dovete cercare nel cluster transizione ecologica, ma in quello salute, perché abbiamo voluto specificatamente inserirli là, in quanto riteniamo che ambiente, salute e salute e clima parlino la stessa lingua. I LEPTA, che è il sistema che definisce finalmente la legge sul sistema nazionale di protezione ambientale, secondo me sono una grande conquista, sono scritti là dentro, c'è l'aggancio in questo, vedete le cose come si muovono, come la tracciabilità, vecchio Sistri che non c'è più, voi sapete, io l'ho voluto far cancellare appena diventato ministro, oggi è chiaro che lo stiamo costruendo con chi, il nuovo Sistri? Lo stiamo costruendo con il mondo produttivo, perché non deve essere una fatica, ma è una risorsa di trasparenza. E qua mi aggancio con quello che diceva il collega Ferla. Abbiamo bisogno di separare che cosa? Il mondo delle aziende sane, Rosetti l'ha detto bene, col mondo di coloro che non sono aziende, ma sono criminali. Allora, e voi sapete quanto io ci tenga tuttora al disegno di legge governativa Terra Mia, che non è ancora approdato in Consiglio dei Ministri perché non c'è ancora una sintesi politica, ma auspico che ci sia, ha proprio questo scopo: cancellare il concetto di manetta facile, sistemare le cose che stanno emergendo della 68-2015 che ancora inciampano, ma principalmente favorire quelle aziende che decidono, pur essendo inciampate, perché a volte le aziende sane possono inciampare, non costringerle ancora al peggio, ma dargli un canale e favorirle a uscire dall'inciampo che hanno avuto. Ma coloro che non vogliono uscire sicuramente vuol dire che non hanno questa prospettiva, e ben altro vanno a guardare. 2 giorni fa, mi piace dirlo qui, è stato condannato in via definitiva, ringraziando il cielo, l'avvocato Cipriano Chianese, vi ricordate, per la vicenda Resit, che peraltro appartiene alla mia terra e dove io ci ho messo anche all'epoca da investigatore la punta del naso, per dire che ci sono ben differenze tra il mondo sano e il mondo non sano. Chiudo, e perdonatemi se chiudo e poi devo andare via, sull'end of waste. E l'altro aspetto molto atteso, c'è stata una norma nel settembre-ottobre del 2019 che già è andata nella direzione, non è ancora sufficiente, l'end of waste sta nel PNRR, quindi è necessario che sia soggetto a nuova riforma. Una riforma di nuovo che va condivisa non solo in termini di tavoli politici, ma in termini di tavoli anche produttivi e ambientalisti. Quindi condivisa da tutti, perché la troviamo sul nostro territorio. Vedete quanta, scusate se non uso il termine forse infelice, quanta carne a cuocere ci sta. C'è tanto. A me quello che mi scoccia, se noi ci dividiamo, questo non è il momento di dividersi. Luca Brizzarelli lo sa bene, questo lo dico perché l'opposizione, Andrea, Orlando e maggioranza non si discute, questo è il momento in cui maggioranza e opposizione fanno un patto per cui si cammina assieme. Io do sempre, chi mi conosce in modo laico, la massima disponibilità, le idee migliori sono le idee che emergono dal confronto tra tutti i soggetti. Stiamo provando a farlo, non perdere questa occasione, non mi attacco ad una legge particolare che mi sta più a cuore all'altra, quello che mi preme è che tutto il contorno cammini assieme, che tutto il contorno porti alla soluzione. E ce l'abbiamo questa soluzione, ce l'abbiamo anche la voglia di cercarla assieme. Grazie a tutti. Grazie Ministro. Le chiedo solo proprio mezzo minuto per invitarla, con il buon auspicio che il nostro Paese prosegua serenamente a lavorare,
Per marzo avremo un importante evento dedicato non solo all'ambiente ma anche alla fauna che vive l'ambiente e dunque ai nostri amici animali, partendo proprio dal salvataggio del delfino Casia, e vorremmo fare qualcosa in cui lei sarà non solo nostro ospite ma protagonista, e le spiegherò prossimamente il programma. So che crede in questo mondo, in questo pianeta sano per noi, per gli animali, per la vegetazione, per la natura, perché come ha detto lei questa è salute. E dunque la legge 68 è una di queste opportunità che ci portano verso un mondo migliore. La ringrazio e le chiedo la conferma della presenza prossimamente. Assolutamente sì, lo sapete, queste sono le cose che mi piacciono da morire proprio, quindi sì, grazie, verrò sicuramente. Grazie Ministro, so che potevo contare su di lei e poi le spiegherò tutto, grazie e buon lavoro. A questo punto, grazie. A questo punto, oltre a salutare la senatrice Gallone, che so che mi ha salutato per scritto, ma non posso leggere i messaggi, me l'ha riferito l'avvocato Maioli, e la saluto e la ringrazio di essere in collegamento con noi. Vorrei riproseguire con un velocissimo giro, ma c'è qualcuno dalla sala che mi chiede se si può intervenire. Se parla. Allora, infatti, se il generale finisce il suo intervento, non c'ha nulla Luca o preferisce poi rispondere, do la parola al dottor Raimondo e anche a chi altro volesse intervenire. Adesso rilascio finire il generale, che sennò poi mi porta via e mi arresto, non voglio rischiare. Perché se si comincia un discorso poi deve finire. No, per carità. E poi dopo, se non ci sono appunto dall'onorevole Orlando, dal tavolo cose, passiamo alla platea per un giro veloce di domande. No, io stavo proprio sottolineando quello che poi il ministro Costa ha detto, ovvero sia qui stiamo parlando di salvare un'imprenditoria che lavora bene e di considerare criminale chi bene non lavora. E vi porto un esempio, tra virgolette, di una nostra attività, perché poi probabilmente gli esempi servono molto di più rispetto alle teorie. Come comando tutela ambientale, in considerazione della continua attivazione sulla terra dei fuochi, abbiamo voluto in qualche modo approfondire la problematica e l'abbiamo approfondita con un metodo di analisi per cui, partendo da tutti i cumuli presenti di rifiuti non incendiati, andando a vedere quelli invece che venivano o che erano stati incendiati, caratterizzando la tipologia dei rifiuti sia nei cumuli evidentemente non incendiati che in quelli incendiati, perché comunque si può caratterizzare, e paragonando, tra virgolette, in qualche modo correlando i roghi alle prevalenti attività manifatturiere in loco, abbiamo individuato evidentemente che ci sono degli assi territoriali dove i roghi riguardano di là dei GRSU, dei pneumatici, dei RAI, che sono comunque sempre presenti, dove siete comunque si butta. In alcuni casi, in certi assetti territoriali, prevalentemente il pellame, in certi altri il tessile e così via. In corrispondenza di zone territoriali dove le attività prevalenti erano evidentemente manifatturiere di tipo tessile o di concia. E allora, siccome il conciario ci porta gravissimi danni, specialmente nelle acque, i valori del cromo del sarno sono in questo momento 100 volte quelli della tabella, abbiamo cominciato ad esaminare il settore della conceria. E quindi che cosa abbiamo fatto? Ci siamo fatti supportare dall'Agenzia delle Dogane, che ci ha rilasciato tutte le importazioni di pellame sul porto di Napoli di tutto il 2019. Abbiamo esaminato questi dati, abbiamo individuato 8 ditte che risultavano grandi importatori e siamo andati a cominciare a fare i controlli da questi 8 importatori. Ne abbiamo trovato 4 che erano solo rivenditori e 4 invece che trattavano le conce. Tutte e 4 sono stati immediatamente sanzionati. E così via, siamo andati a cascata. Ebbene, noi abbiamo fatto in questo momento, ad oggi, 62 controlli,
Di questi 53 non sono risultati conformi per la mancata tenuta del registro dei rifiuti, di carico, per la mancanza di MUD. Il caso più eclatante è stato di un'impresa che aveva importato 30.000 pelli in un anno. Noi fino a questo momento di tutti questi controlli non abbiamo trovato la dimostrazione di un chilo di conce, di scarto da concia, smaltito regolarmente. Un chilo. E quando poi si va, dice il mercato legale, il mercato abusivo, quando si va e si chiede conto di che fine hanno fatto 30.000 pelli e ti danno un elenco di 200, chiamiamoli conto terzisti, e si è perso il filo, ma io dico che profitto si fa in una situazione di questo genere. È chiaro che la gran parte delle conce finiscono in mano, in certi casi abbiamo visto anche imprese che erano totalmente abusive e sono state sequestrate, con tutti gli impianti, tutti i lavoratori in nero sono stati tutti sanzionati e quant'altro, però poi il conto terzista che lavora dentro il garage o sotto il sottoscala, che utilizza vernici, che utilizza quant'altro, sono quelle cose che ci troviamo, tra virgolette, poi nei roghi. Allora, certamente noi possiamo militarizzare il territorio, non dico di no, possiamo fare i controlli sostanziali, però che cosa allo stato attuale ha rischiato quello che non aveva fatto il MUD, non aveva rischiato una sanzione amministrativa che è obiettivamente molto banale, perché va da 2.600 a 15.500 euro, che è ridotta se poi le unità di lavoratori sono inferiori a 15, a 1.040 euro nel minimo e 6.200 euro nel massimo. Però non ci troviamo gli scarti di tonnellate, o meglio, di decine, di migliaia di pellami. E mi sembra che questo sia un aspetto in cui si comprende il perché dobbiamo aggravare le sanzioni, perché questo è un mercato, evidentemente, che alimenta un circuito di abusivismo e che evidentemente va a detrimento di chi lavora per bene e che affronta i costi di uno smaltimento di rifiuti speciali pericolosi in un determinato modo. E allora ecco che cosa serve la legislazione più rigida. Serve a preservare il mercato, serve a preservare quella parte sana, che è la maggior parte, tra virgolette, non sana del mercato. Viceversa, se noi ancora oggi abbiamo una norma che ci consente l'arresto nella flagranza di reato di uno che brucia un cassonetto, che cosa grave, indubbiamente, perché quantomeno si sviluppa diossina, e chi dice io ho meno di 10 lavoratori, quindi il MUD non lo faccio, e ne hai 15 in nero, oltre a pari di 150 conto terzisti, che poi bisogna andare a vedere nome e cognome di ciascuno, mi sembra che le due cose abbiano evidentemente una sperequazione, e vi raccontavo perché poi alla fine è la giurisprudenza che diventa rigida, perché nel caso del bacino idrografico del Sarno, dove abbiamo fatto insieme ai colleghi carabinieri forestali in quest'estate 247 controlli di aziende che noi riteniamo potenzialmente inquinanti, e siamo nel settore conciario tessile e di trasformazione dei prodotti agricoli, e allora le procure interessate per territorio, però sia Torre Annunziata dove c'è la Foce del Sarno, Mocera, e per la parte propria Avellino, e hanno cominciato a fare i sequestri preventivi di quelle aziende che sono state più volte sanzionate, a prescindere dalla tipologia della sanzione. E perché ci sono depuratori messi là non autorizzati, ci sono finti depuratori che non funzionano, ci sono sempre i bypass che prendono i reflui e li fanno arrivare in mare o nel fiume Sarno, dove la situazione
situazione, da un punto di vista tecnico-giuridico non mi esprimo, ma da un punto di vista, tra virgolette, volgare, ecco, a tecnico siamo nel contesto di un disastro ambientale vero e proprio. Noi, qui mi avvio alla conclusione, tra virgolette, come Carabinieri, lo dicevo prima, non è che abbiamo o sposiamo la teoria di questo tipo di ciclo di smaltimento di rifiuti o di quell'altro tipo. Noi abbiamo, ci dobbiamo preoccupare evidentemente di far applicare le leggi che ci sono. Certamente però siamo osservatori di tutto ciò che ci accade intorno, che osserviamo, suggeriamo, proponiamo nell'ambito di quelle che sono le nostre funzioni anche eventuali modifiche o eventuali aggiustamenti, parlando diciamo così di tutte le teorie che sono sul campo, oltre chiaramente che i disposti normativi sull'economia circolare, su quant'altro e così via, io rammento a me stesso che non è una cosa che si può fare a macchia di leopardo, si deve sposare una soluzione e la si deve attuare completamente. Perché fin quando le tecniche di recupero e riuso non ci portano a un prodotto che ha un costo inferiore della materia vergine prima, chiamiamolo della materia prima, è chiaro ed evidente che qui parlando ad imprenditori, e se io spendo di meno andando a comprare quella cosa, non mi va di andare a comprare questa cosa riciclata, riusata, che c'ha anche delle proprietà chimiche anche inferiori rispetto a quello che è il mio intento. E questo è quello che dice, ma perché questo tu dici, da dove lo hai osservato? Beh, l'abbiamo osservato con il fenomeno degli incendi al nord Italia, quando, ecco per quale ragione, parlo che questo è un sistema globale, quando ci hanno chiuso il mercato cinese, con 24 prodotti che adesso poi dovevamo trattare qui e portarli là, si è cominciato a sperimentare questo sistema integrato di riciclo e di riuso. Questo sistema integrato non ha funzionato perché evidentemente mancanza di impiantistica e quant'altro, e quindi che cosa è successo? Che sono comparsi i soliti, tra virgolette, intrepidi che hanno cominciato a riempirsi gli impianti raccattando tutto quello che potevano raccattare, il broker che arrivava, tra virgolette, e ti proponeva 100 euro a tonnellata e nel frattempo poi alla fine io non riuscivo a liberarmene, quindi mi bruciavo la roba dentro l'impianto o mi bruciavo i cavernoni dove l'avevo malamente stoccata. E allora queste cose vanno considerate perché non si può certamente impedire alle imprese di fare il loro profitto, ma allo stesso tempo bisogna dare le condizioni idonee affinché un certo tipo di ciclo, che ripeto a noi dell'ARMA ci interessa molto 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 relativamente, e di arrivare quindi a una conclusione che poi, ecco, non può essere a macchia di leopardo. Si parlava prima di crisi impiantistica, e per la verità qua gli impianti in Italia non ce ne sono, dal Lazio in giù non ce ne stanno, ed è inutile che ci giriamo intorno, insomma, ecco. L'ultima cosa è proprio per dare il senso della dimensione internazionale. L'Unione Europea qualche anno fa ha inserito gli ecodelitti nei major crime, no? Ma il vero problema in questo momento sono le spedizioni transfrontaliere, cioè, come diceva prima l'onorevole Orlando, è chiaro, impianti non ce ne sono, costa troppo, perché sono passate due crisi di rifiuti in piazze grandi come quelle di Roma, a seguito dell'incendio dello Stir, o la paventata crisi, la perenne crisi siciliana, che ai termovalorizzatori il quintale, la tonnellata era 120 euro, nel giro di 3 mesi una tonnellata da portare al termovalorizzatore era 280 euro. E allora
c'è qualcosa che non va, insomma, no? E allora si cerca il mercato estero, variamente, tra virgolette, poi di destinazione, perché ci si appare della disomogeneità delle legislazioni, ci si appare in ambito europeo del fatto che mancano controlli alle dogane, ci si appare di tutta una serie di situazioni, soprattutto anche dello strumento di corruttela verso gli organi di controllo di questi altri paesi, alcuni dei quali sono delle vere e proprie discariche a cielo aperto. L'Unione Europea quindi poi ha preso questa cosa, tra virgolette, molto seriamente e per spezzare ogni tanto, concludo, una lancia a favore del sistema Italia. Ecco, non ci sono altre forze di polizia che abbiano componenti specializzate come l'Italia. In ragione di questo, noi del Comando Tutela Ambientale partecipiamo chiaramente al gruppo direttivo di EnviClimate, siamo capofila di alcune operazioni internazionali, addestriamo forze di polizia estere e siamo membri di squadre investigative comuni con altri paesi dell'Unione Europea, e vi posso garantire che oggi, in linea di principio, è quasi la normalità costituire una squadra investigativa comune con altri paesi. Vi ringrazio e spero di essere stato chiaro. Grazie generale Perla, grazie, perché il suo intervento è stato non solo interessantissimo ma anche molto completo. Mi dispiace averlo interrotto, che magari aveva un effetto, però il ministro aveva questa necessità e avevo dato la mia parola. Adesso, se il Presidente me lo consente, posso lasciare la parola, perché non so nemmeno se devono tornare indietro alcuni degli associati, e non so se preferisce il Senatore dire una parola oppure diamo alla platea, così facciamo. Allora, il Dottor Raimondo, amministratore unico di Green Up, che è venuto apposta dalla nebbia di Milano giù per essere con noi fisicamente e in presenza, come si usa dire oggi, avrebbe piacere di dire una parola. Lo prego di essere sintetico, perché poi magari darei la parola anche al Presidente dell'Area Impianti ed Emergenze, che è il nostro Dottor Giannini di Sogliano Ambiente, che è venuto invece da più vicino, però insomma anche lui è arrivato in presenza, e poi quanti altri vorranno dare uno spunto magari per rispondere da qua, dal tavolo. Grazie. Veniamo da Milano, ma come l'accento non mi tradisce, diciamo, non sono proprio bergamasco, proprio. No, stasera non torniamo, ci fermiamo a Roma, domani siamo a Genova. Innanzitutto grazie della parola alla dottoressa Ramessi e saluto tutti quanti i presenti, tutte le autorità. Ringrazio il generale perché ha detto cose che mi hanno fatto quasi lacrimare, no? Perché sono cose estremamente corrette. Mi viene però da porre delle domande, delle questioni, no? Che sono poi nell'ambito pratico rispetto a tutto quello che diceva lei, che diceva il senatore, che diceva il presidente, che ha detto anche il ministro, non avevo Orlando poi collegato. Noi come azienda abbiamo adottato la 231 ormai da anni, abbiamo un ufficio qualità ambiente e sicurezza ben nutrito e un ufficio omologhe ben nutrito, perché l'omologa per noi è un elemento fondamentale. E spendiamo dei soldi anche per formare i ragazzi. Però poi troviamo un primo elemento critico rispetto a quello che mi diceva lei, che un po' poi le dicevo anche prima. Se vengono i carabinieri che sono specializzati, noi troviamo un interlocutore con cui confrontarci. Il problema è che non vengono i carabinieri molte volte, vengono altre forze che non sono preparate sul settore, che non leggono le norme, non le conoscono, le interpretano, molte volte sbagliando, e promuovono un sistema un po' di dumping sul mercato, perché magari all'azienda come noi, che ha una sua visibilità, una presenza sul territorio, non riusciamo, rispetto mi passo il termine, al truffaldino, quello che pesa il rifiuto, quello che lo stocca nel cavannone e poi gli dà fuoco. E si crea pure un sistema di dumping anche con le istituzioni, perché ci troviamo noi a spiegare la norma o ci dobbiamo poi fare un ricorso su qualcosa che non esiste a livello normativo. Ci è successo sul pratico, io ripeto, non vengo dai rifiuti, non sono un imprenditore, sono un'espressione del portatore di interesse, quello dell'imprenditore, perché sono un manager, non vengo da questo settore, vengo da altri settori, ma le dico che qui mi trovo
molte volte a scontrarmi con delle persone, scontrarmi nel senso buono del termine, logicamente, che non sono preparate. Per cui se vengono i carabinieri troviamo, diciamo così, ci confrontiamo e ci capiamo. Se vengono altre forze, crea anche quello un dumping, no? Perché poi, diciamo così, il truffaldino non ha tutti i costi che sosteniamo noi e riesce sul mercato poi a porsi in maniera differente. Quello che lei diceva prima. E aggiungo una cosa e poi termino. Per quanto riguarda il sistema impiantistico, il ministro viene a parlare dell'end of waste, si parla di economia circolare, di recovery fund. E anche qui ci dobbiamo capire un attimo, perché noi siamo i primi che noi abbiamo sia un sistema di raccolta di rifiuti urbani speciali non pericolosi, un degli impianti di proprietà e delle discariche di proprietà. Le nostre discariche noi le vogliamo, diciamo così, tutelare lasciandole, diciamo, a più lungo possibile, e l'economia circolare per noi è un must, per cui vogliamo trattare la materia, come diceva lei, per rimetterla sul mercato in un sistema economico produttivo che dia anche lavoro. E il problema è che poi ci scontriamo con la burocrazia dei territori, che il vede generale è impossibile alcune volte. Noi ci troviamo con dei funzionari o che non sono preparati, col Covid è ancora peggio perché non troviamo mai nessuno, nessuno si collega, non sentono. Io ho fatto una conferenza dove c'erano enti che non sentivano, hanno attaccato e se ne sono andati perché non si sono mai più ricollegati. Per cui è difficile poi, e questo lo dico anche al senatore, sfruttare la parte del recovery nei tempi previsti. Perché se per autorizzare un impianto noi ci impieghiamo da 2 o 3 anni, ma anche la stessa idea tecnologica che è alla base di quell'iter diventa vecchia. Noi stiamo facendo un ampliamento con un power, perché abbiamo scoperto anche questa è burocrazia, no? Che dall'AIA siamo passati al power. Il power dovrebbe essere chiuso in 150 giorni. Sono 2 anni che ci vogliamo con gli enti, 2 anni. Allora, poi diventa veramente complicato dire economia circolare, recovery fund, perché vincerà sempre colui il quale non segue la norma, la aggira la norma, perché sicuramente l'autorizzazione quello non la chiede, sicuramente non ha un ufficio con cui sopportiamo dei costi per parlare con l'ente, ma si prende il capannone, ci stocca il rifiuto, se lo brucia, se scappa, va via, c'era la sua testa di legno, noi abbiamo visto... Abbiamo accanto al nostro impianto un capannone che è stato riempito a 10 km di altezza, per cui ogni mattina passavamo e facevamo, ma verrà qualcuno qui perché questo non è il capannone. Poi ha preso fuoco e noi stavamo lì con il nostro impianto. Per cui le dico, si scontra con la preparazione che hanno alcune forze rispetto ad altre, purtroppo, e si scontra anche con la burocrazia, dove non c'è la possibilità, non c'è la possibilità di uscirne fuori. Per cui diciamo così, quando ci scontriamo con gli enti che non rispondono, non sono preparati o ci mettono molto tempo a lavorare le pratiche, ci troviamo in situazioni abbastanza particolari. Chiudo, ringrazio, scusate. Scusami, volevo solo salutare l'onorevole Rotondi che deve scattare alla Camera e lo invito prossimamente, visto che nella Commissione Lavoro, per un intervento che faremo sul sindacale, sulle malattie professionali. Noi abbiamo una grande attenzione al nostro lavoratore, che è un lavoratore molto particolare, essenziale peraltro, e panificato a volte anche, non dico alle forze dell'ordine, ma a dei lavori, ovviamente se non togliessimo i rifiuti dalle strade non ci sarebbe solo il Covid, che spero sparisca, ma il colera. Per cui dobbiamo per forza ringraziare il nostro lavoratore e la inviteremo presto, la ringrazio per la presenza. Grazie. Grazie a voi. Lascio la parola ovviamente in risposta al generale, che mi deve scusare, ma non è la mia vittima. Ogni volta che parlo lo interrompo. No, io non è che volevo dare una risposta, ma limitarmi ad una constatazione. Guardi, il problema delle forze di polizia, in linea di principio, dovrebbe essere quello che se ognuno ha i propri comparti di specialità e ognuno deve fare quello che deve fare, ma questo è è come dire, ecco, come era quello catalano che diceva, non so se vi ricordate la trasmissione di Renzo Arcore di tanti anni fa. Certamente, però ecco, io voglio spezzare anche una lancia in genere anche per il secondo argomento che lei ha posto. Beh, guardi che qui noi abbiamo anche delle difficoltà a livello, tra virgolette, di procure inquirenti, perché
perché non voglio fare una colpa a nessuno, ma è una legislazione molto, molto, molto complessa che la cui preparazione non presume solamente lo studio della norma, ma implica necessariamente anche prendere atto di una realtà che poi nella norma è scritta come deve essere svolta. Ecco, allora abbiamo, tra virgolette, dialogo diretto, immediato con quegli uffici giudiziari dei grandi capoluoghi di regione o di provincia che hanno una sezione ambiente, per esempio, dove ci sono magistrati che fanno solo quello. Però non tutti i reati, non solo poi peraltro, sono di competenza delle procure distrettuali, no? E quando ci troviamo di fronte a una procura che definiamo circondariale, dove lo stesso magistrato deve fare, tra virgolette, deve trattare affari penali uno diverso dall'altro, dalla rapina all'omicidio all'ambiente, e abbiamo chiaramente delle difficoltà anche noi, perché la specializzazione in questo settore è tutto. Le racconto un aneddoto giusto per sorridere un pochettino. Ecco, noi, non so se avete seguito, abbiamo fatto lo scorso anno una grandissima operazione di traffico illecito di RAE, di pannelli fotovoltaici. Stiamo continuando ancora, tanto peggio che adesso ne abbiamo sequestrato oggi in uno stabilimento che doveva stare invece fermo 11 tonnellate, sempre provenienti dallo stesso percorso. Ecco, allora, le modalità erano due. Si stampava una matricola, si faceva la cancellazione alla GSE del pannello, si dava vita ad un nuovo pannello e te lo vendevano tale e quale in Afghanistan piuttosto che in Pakistan, ti stavano vendendo ferro vecchio. Ovvero c'era una falsa attestazione di rigenerazione. E quindi abbiamo chiesto, tra virgolette, alle autorità giudicanti, procura chiede delle emissioni di provvedimenti restrittivi, comunque insomma è una cosa, no? E dalle carte chi doveva non ha capito che effettivamente quella era una falsa rigenerazione, e ci hanno restituito le carte dicendo: ma quale reato hanno fatto se questi rigeneravano i pannelli? Allora la storia è che, come dice lei, la preparazione è alla base, non ci si può inventare niente in questo mestiere, e noi, lo sa bene il generale Pascali, abbiamo questa forza che continuiamo ad aggiornare, ad affinare, ad addestrare, a formare con le agenzie, con l'ISPRA, con il Ministero dell'Ambiente, con cui abbiamo normalmente rapporti, e in un biunivoci peraltro, perché anche noi che facciamo qualche cosa per loro, oltre che loro ne fanno tantissime per noi, ed è un impegno costante dove non ci si può avventurare. Se poi c'è qualcuno che si avventura, il rischio è grosso di pigliare una cosa per un'altra. Ecco, questo. Grazie a Raimondo e Flavio per l'intervento, grazie al generale per la risposta. Non so se il presidente Luca vuole dire qualcosa, se no c'è Giannini, il nostro consigliere generale, presidente area emergenze, che però prego, perché abbiamo un piccolo aperitivo e poi alle 8 ci devono far sloggiare, per cui magari stringiamo gli interventi. Buonasera a tutti, complimenti per gli oratori che sono veramente, voglio dire, parlano la nostra lingua, quindi siete stati ben comprensibili tutti, di nuovo complimenti. Tratto rifiuti speciali industriali non pericolosi, io tratto l'umido della raccolta differenziata, lo trasformo in energia e in ammendante agricolo, recupero RAE pannelli fotovoltaici, ho problemi nel recuperare il silicio, però il vetro e l'alluminio lo recupero bene, ho da sempre la 231, da sempre la televisione EMAS ambientale, da sempre il codice etico. Per fare questo mestiere penso che sia fondamentale
Però ogni qualvolta dobbiamo interpretare una norma e vediamo il confine, stiamo sempre un metro prima del confine perché tremiamo in continuazione. Però l'argomento che volevo mettere sul tavolo è diverso. Quando parliamo di capannoni, di plastiche che derivano da rifiuti industriali non pericolosi, imballaggi, legno, questo del genere, dovremmo vederle in un'altra maniera generale. Lei dice, è vero che noi imprenditori andiamo a comprare un materiale che venga dal granulo vergine e non da quello rigenerato, perché è meglio, perché è più salubre. Dovrebbe dare l'esempio lo Stato, invece con le proprie società, ferrovie, ANAS, autostrade e via andare, nel comprare prevalentemente materiale riciclato. Io ho tentato più volte di dirlo e di non dirlo, ma nessuno mi sta mai a sentire. Solo così evitiamo che quei capannoni non si incendino. Era una sottolineazione che mi premeva fare. Grazie. Ovviamente però i capannoni si incendono anche per altre ragioni, perché al di là di tutto, insomma, ecco, voglio dire, e al di là dei rifiuti industriali, ma un certo tipo di situazioni è perché ci sono alcune regioni, tante, che vengono mantenute in emergenza, perché l'emergenza è funzionale alle procedure di necessità e d'urgenza, perché con le procedure di necessità e d'urgenza io non faccio gare, faccio affidamenti diretti, eccetera, 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 eccetera. Dopodiché si fanno le belle ecoballe che mettiamo a gara e che giustamente per il prezzo di gara nessuno se li piglia, poi arriva il fenomeno e il fenomeno si piglia tutto quanto, se lo porta e poi lo brucia, al di là, diciamo, di ogni situazione. E purtroppo, ecco, quello che in questo mio dire non c'è sempre di mezzo la camorra, non c'è sempre di mezzo l'andrangheta, non c'è sempre di mezzo la mafia, non c'è, cioè, da parte mia, il mio atteggiamento, non è che possiamo sempre dire che in Italia le cose vanno male perché c'è la mafia, no, a volte la mafia non sa neanche quello che gli succede. Nel discorso dei RAE che facevo prima, erano tutti pannelli che venivano dalle regioni che noi diciamo tecnicamente a tradizionale presenza mafiosa, ma la mafia, che è di un pannello, o che ogni pannello aveva un guadagno almeno di 40 euro, le insegne, stiamo parlando di milioni di pannelli, non so se mi spiego, e che non ne sapeva assolutamente niente. Quindi queste mafie, queste cose, cioè bisogna sempre andare a vedere bene dentro i fenomeni, e quello che dice lei indubbiamente è vero, e è altresì vero che paghiamo molto spesso la disorganizzazione di gran parte dei nostri territori nazionali che sono lasciati così. E non è solamente un problema di rimpallo di situazioni politico-amministrative, ma è un sistema che si fonda evidentemente sul fatto che la necessità e l'urgenza da attivazioni dirette, senza gare, e io comincio ad assumere X né turbini piuttosto che Y, faccio più cooperative del verde, che poi il verde non lo fanno mai, ma mi garantisco in questo modo come un conservatore elettorale abbastanza cospicuo. Allora, sotto questo profilo, ancora qualche cosa di mafia, di indrangheta, di camorra lo troviamo, però per far arrivare 20, 30, 40, 150 container in Tunisia piuttosto che in Bulgaria, le posso garantire che la mafia non c'è proprio niente, insomma, ecco, almeno stando a quello che ci risulta. Un'ultima battuta, se mi permettete, anche legata al senatore, per la commissione che presiede, attenzione, e forse magari offendo qualcuno, all'intermediario. Lei l'ha chiamato broker, oggi da noi si chiama intermediario, pericolosissimo. Noi abbiamo fatto uno studio sulla figura dell'intermediario sotto il profilo tecnico e giuridico. Stiamo avanzando delle proposte a livello, diciamo così, del nostro ministero di riferimento per disciplinare questa figura, che fino a questo momento altro non è che uno che ha un'aia e che può comprare e vendere quello che vuole anche se non è provvisto di nessun tipo di impianto. E questi sono quelli che ci stanno mettendo alle corde, su questo c'è dubbio. Grazie.
Non so, hai già parlato Luca perché ero assente. Vai. Ok, allora alcune considerazioni in ordine sparso ma all'interno di una logica. Parto dagli ultimi due spunti. La premessa: tanto andrebbe fatto funzionare quello che già è previsto, perché gli acquisti verdi sono previsti. Poi si potrebbero migliorare, ampliare, eccetera, ma intanto se ogni amministrazione, da quella comunale a quella nazionale, gli acquisti verdi previsti li facesse, già andremmo meglio, però non è che non ci sia una norma in questo senso. Come per dire, si parlava dei controlli, no? Di varie cose che si possono fare e come queste possono poi tradursi anche concretamente in opportunità imprenditoriali. Intanto sui controlli. Io sto coordinando l'inchiesta dei coreati sul trattamento delle acque reflue civili e industriali in Sicilia. Ma voi sapete, sanno tutti, che abbiamo l'80% dei centri abitati della Sicilia in infrazioni per un motivo o per l'altro, per assenza completa o insufficienza degli impianti di trattamento. Poi però c'è un problema. Se degli impianti, dell'altro 20%, io mi accorgo, perché magari nella missione dell'Ecoreati esco dal tour che ci hanno magari previsto, no? E andiamo su uno dei depuratori che dovrebbe funzionare. E l'acqua mi chiede, ma perché vuoi andare lì? Quello funziona, non c'è andare. Io trovo un depuratore che non funziona completamente, dove l'acqua è stata 4 mesi prima di me. E dal verbale non ha riscontrato essere un depuratore completamente non funzionante. Lo dico perché tanto è conclamato, abbiamo fatto anche come Ecoreati un esposto alla Procura di Palermo, quindi insomma non temo smentite. Allora io una domanda me la faccio, perché allora oltre che la riorganizzazione serve magari un controllo, una verifica, perché poi molto spesso noi quando abbiamo le audizioni cominciamo a chiedere, sì vabbè, ma avete fatto il verbale, ma poi siete andati a controllare? Perché poi è evidente che se tu non controlli se quelle prescrizioni sono state seguite, tu di fatto anche in questo modo fai un dumping ambientale. Qualcuno faceva riferimento al dumping ambientale, perché poi è normale che nella gestione, quando magari non è emergenziale, l'ho fatto con un bando di gare tutto, però il gestore si comporti in un modo piuttosto che in un altro, è chiaro che poi ti può fare un'offerta di un tipo piuttosto che di un altro. Perché se, voglio dire, ci sono le vasche colme, no? Se sei peraltro di fronte al mare e io ti chiedo, ma da dove passa il camion visto che qui la strada è interrotta perché ci sono i lavori? E dice, no, c'è un altro cancello, io vado a vedere il cancello, dove trovo una catena che sta probabilmente da qualche anno, parecchi anni, e tu dici, ma no, qui, a parte che è chiuso, ma lì il camion non ci gira. Perché c'è la montagna e lo spigolo dell'edificio. Allora, ripeto, adesso non vorrei banalizzare il racconto, ma per dire che sono cose talmente evidenti e eclatanti a volte, è che allora, ripeto, prima di pensare a come cambiare meglio o la legislazione o la normativa, preoccupiamoci di far funzionare quello che c'è, di svolgere effettivamente controlli, così da evitare che poi qualcuno possa giovarsene rispetto a qualcun altro che invece il proprio lavoro lo fa bene. Altro esempio, stamattina noi avevamo in audizione alcune procure, una di queste, la procura di Marsala, gli abbiamo fatto anche una domanda, no? Mi ha detto, ma voi come migliorereste le cose? Guarda, senatore, noi ci troviamo in una condizione. Tutti gli anni, nello stesso periodo dell'anno, ci troviamo durante il periodo della vendemmia che una determinata cantina vitivinicola non rispetta le norme, tutti gli anni si prende la sanzione che è pecuniaria e non è ovviamente penale, questo per dar forza appunto a quanto diceva il comandante, che io ascolto sempre con grande attenzione, trago sempre nuovamente da quello che dice, dice io gliela faccio anche tutti gli anni la multa, ma se io potessi fare il sequestro preventivo, a quel come peraltro brillantemente ha fatto il noi, cogliendo uno spunto che noi speriamo possa diventare una best practice riproducibile in altri territori, anche sul piano, con un lavoro importantissimo. Allora se io però, quella procura il suo l'ha fatto, cioè l'esposta è arrivata, effettivamente il lavoro l'hanno fatto, ma ancora non si può, perché un conto è appigliarsi a una sentenza, cercare di utilizzarla, eccetera, un conto è effettivamente in questo caso per la 68 andare a una modifica, cambiare l'articolo 4 anche del decreto legislativo sull'antimafia. A quel punto significa rendere strutturale, che significa che non è soltanto sanzionare quella determinata cantina vitivinicola, ma
fare in modo che quella non faccia concorrenza a tutte le altre che invece lavorano correttamente. Quindi quando noi parliamo di interventi su questo piano, cioè poi produciamo un effetto che è reale, positivo per il tessuto economico o a tutela o per la creazione di opportunità per le imprese. Se introduciamo, come abbiamo fatto su nostra proposta, non me ne voglia il ministro, ma l'avrei detto anche se fosse stato ancora collegato, il principio di prossimità degli impianti, è chiaro che a quel punto offriamo una possibilità magari a chi già è nel settore di aprire delle nuove attività, collocarsi in zone del paese dove l'impiantistica non c'è, ma se noi non mettessimo o dovessimo continuare a non mettere il vincolo di prossimità, il principio di prossimità in maniera stringente, è chiaro che poi ci saranno regioni che gli impianti non se lo fanno e poi magari cominciano a dire portiamo da qualche altra parte i rifiuti. Magari ringrazieranno i trasportatori, ma non i potenziali imprenditori di quella zona. Se noi rispettiamo in maniera stringente e magari per tempo il divieto di conferimento in discarica, che è fissato al massimo il 10% nel 2035, e però andassimo anche a lavorare sull'end of waste, che dai pannolini alle macerie in mezzo c'è tantissima roba. Io apprezzo tantissimo l'esempio del Contarina che tutte le volte il ministro ci racconta e che da maggio del 2019 ha messo in campo per i materiali e i prodotti assorbenti, però insomma ne dovremmo fare un pochino di più di questi decreti attuativi, perché se ne facciamo col ritmo con cui abbiamo fatti finora è un problema. Allora ogni decreto è un'opportunità di andare in quella direzione per una serie di imprenditori. Se si stringesse sul tema della decarbonizzazione e coerentemente si dicesse vado a recuperare magari le aree delle centrali a carbone dismesse, tutti i depositi di lignite, tutte le bonifiche orfane, tutte le discariche orfane, andassi in quella direzione anche lì, non solo sulla decarbonizzazione ma anche su questo, sarebbe un'opportunità fondamentale per le imprese, perché comunque sarebbe un'occasione di investimento e guadagno. Concludo. Ultimo esempio, si diceva del discorso della materia prima e seconda, per alcune peraltro non c'è neanche necessità, concludo da dove ho cominciato, per esempio l'alluminio lo potremmo riutilizzare infinite volte, ma è chiaro che se poi io o coi consorzi o con le associazioni di produttori non metto in condizione tutto il territorio di poter canalizzare lecitamente l'utilizzo di questi materiali, non offro neanche possibilità all'impresa. A ogni, quindi lo volevo concretizzare, sicuramente era comunque percepibile, ma era giusto sottolineare, a ogni azione di questo tipo c'è comunque un'opportunità concreta imprenditoriale. In questo noi abbiamo voluto nel titolo riassumere da rischio a opportunità, non quell'impostazione sanzionatoria e da gendarme, ma quella di controllo e tutela e opportunità di sviluppo. Io vorrei lasciare la parola al Presidente per una conclusione, un saluto, perché siamo un po' in ritardo e sì, se no non ci fanno brindare. Proprio 10 secondi, intanto io volevo ringraziare tutti i soci, gli ospiti, che sono stati qui con oggi, penso per un incontro molto interessante e utile ad ognuno di noi. E al di là del ringraziamento volevo sottolineare un aspetto che ho già fatto in un'altra occasione ma mi piace ripetere. Intanto tutti i nostri ospiti, oggi come in realtà anche in tutte le occasioni in cui li abbiamo incontrati in eventi simili, qui dentro hanno portato un contributo sul pezzo, nel merito, un contributo non di maggioranza ed opposizione ma di idee, anche perché come diciamo tutte le volte i nostri argomenti non sono di maggioranza o d'opposizione, i nostri sono argomenti per il paese, per l'ambiente, per le nostre comunità, e abbiamo bisogno che trovare dei passaggi di condivisione che durino ben oltre il periodo di una legislatura, perché i nostri progetti hanno una scadenza più lunga e quindi occorre trovare un respiro nelle scelte che facciamo più lunghe. Devo dire che sia chi fa parte della maggioranza, dell'opposizione, del governo, quando si è confrontato con noi, quando si è confrontato qui dentro, ha sempre tenuto questo tipo di approccio e io veramente li ringrazio in modo non formale perché non è scontato. Grazie a tutti. Grazie a tutti, adesso nella sala qui di fronte quando uscite.